Ciao, come ti senti? Bende! Allontanati subito! È un cyborg molto pericoloso! Non dire sciocchezze, Yamko! Calma, ti trovi nel Palazzo del Supremo. Qui siamo al sicuro. Gohan ha sconfitto Cell. Ormai lui non è altro che un brutto ricordo. Il piccolo Gohan? Sì, esatto. Quel ragazzino è diventato fortissimo. Non ti azzardare a fare un passo falso o verrai distrutta come Cell! Piantala di urlare, sei ridicolo! È solo merito di Krilli se sei ancora viva. È rimasto sempre al tuo fianco da quando Cell ti ha sputata fuori. Io non potevo certo abbandonarti al tuo destino, giusto? In fondo eri anche tu una povera vittima di Cell. Ho capito adesso! Krilli si è innamorato di C-18. È per questa ragione che l'ha salvata! Perché non chiudi quella boccaccia? Come? Non credo alle mie orecchie. Stai scherzando, vero? Ti sei ammattito, Krilli. C-18 è un robot. Se pensi di aver fatto colpo su di me, ti sbagli. Non me ne importa niente di ciò che hai fatto e non ho la minima intenzione di saltarti al collo per ringraziarti, hai capito? Bene, è stato un vero piacere. Addio. Ma come si permette di parlarci così? Chi si crede di essere quella smorfiosa? Le serve una bella lezione. Calmati, non credo proprio che ti convenga, amico. Non perdiamo altro tempo. Dobbiamo usare subito le sfere del drago per far tornare in vita Trunks e tutte le altre vittime di Cell. Coraggio, mettiamoci al lavoro! Sì, certo, subito. Dai, ti prego, non essere triste, Krilli. Stai su col morale. Lo sai che puoi sempre contare su di noi. Siamo i tuoi amici, coraggio! Lasciami in pace!